Cari amici, eccoci ritrovati di nuovo insieme a, alla scuola del maestro di Gesù di Nazareth, in questa seconda domenica di Quaresima. Quei, con Gesù siamo invitati a salire sul monte. L'Evangelista Matteo in questa... Seconda Domenica ci illustra e ci presenta Gesù che sale sul, sul monte. Il monte è il luogo dove si entra in relazione con Dio. Gesù che sale sul monte. I monti sono come indici puntati verso il mistero e le profondità del cosmo. Raccontano che la vita è un ascendere verso più luce, più cielo. Su questo monte avviene qualcosa di sconvolgente. Gesù, a Gesù sul monte, il volto, il suo volto brilla come il sole e le sue vesti sono più splendenti, come, come luce. Quel volto che è il volto a cui ognuno di noi è chiamato a, a guardare, soprattutto in questo tempo particolare, il tempo della Quaresima. Non ce lo dimentichiamo, seppur da pochissimo tempo abbiamo iniziato questo percorso, la Quaresima ci sorprende. Ci sorprende perché lo immaginiamo come un tempo, di, eh, un tempo triste, un tempo di penitenza. Eh, in realtà è un tempo dove siamo chiamati ad una conversione, ad una conversione continua, a una conversione laddove ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo. Gesù sul monte viene trasfigurato. La, tras la trasfigurazione non è, come la possiamo immaginare, un, un momento... Ecco, così eh, distaccato dalla vita di Cristo. È un momento centrale ma anche drammatico della vita, della vita di Cristo. Prende con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, salgono sul monte, assistono a qualcosa di, di straordinario, ma non comprendono che cosa realmente stesse accadendo. Eppure Giovanni Giacomo. Chiedono a Gesù, è bello per noi, facciamo tre tende, è bello stare qui, è bello per noi cari cristiani vivere nel momento della gioia, soprattutto i momenti di gioia, è bello per noi Signore stare qui, è bello per noi vivere questa esperienza di fede, è bello per noi cari cristiani celebrare la Pasqua del Signore, è bello per noi vivere questa esperienza di fede, ma cosa cambia? nella nostra vita se il bello diventa solo qualcosa di superficiale, solo qualcosa di liquido, se non il bello non è altro che la relazione profonda di Cristo nella nostra vita. È Lui il bello, è Lui lo splendore, è Lui che dà senso alla nostra esistenza. Allora in questa seconda domenica di Quaresima vogliamo salire con Gesù. Sul, sul monte, vivere questa esperienza della trasfigurazione. È bello per noi, Gesù, è bello per noi stare qui, stare con te e vivere questa esperienza. Il Signore ci conceda di essere trasfigurati dalla sua grazia, di essere veramente persone, uomini e donne, portatori, portatori e portatrici di, di luce di quella luce che scaturisce dall'incontro profondo con Cristo. Allora sì, possiamo essere luce, possiamo essere faro per questa società dentro la quale ci troviamo a vivere, ma soprattutto per essere luce in questo tempo così particolare, questo tempo dove facciamo anche difficoltà a relazionarci tra di noi. Cristo ci viene a dire che la relazione è possibile. Cristo ci viene a dire oggi, ci viene a dire oggi che è possibile essere persone, persone capaci di vivere una profonda relazione, di essere persone trasfigurate. Allora viviamo in questa ottica, questa seconda domenica di Quaresima, che la nostra vita sia sempre di più trasformata dalla Sua grazia. Buona domenica a tutti.